Ciao, ciao amici. Amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a preparare una ricetta che faceva la mia nonna, penso anche le vostre. Andiamo a preparare, Siri? Le orecchiette! O come le chiamava la mia nonna, le chiacchierelle. Andiamo a vedere che cosa ci serve. Spianatoia, acqua calda con dentro un po' di sale, mi raccomando fatela sul fornello, Semola di grano duro, noi usiamo mezzo chilo perché i miei lupi mangiano tanto. E poi, come attrezzo super, coltello. Andiamo a fare l'impasto. Ecco qua, mettiamo la nostra farina sulla spianatoia e facciamo il buco. Versiamo l'acqua piano piano perché sennò va ovunque. E incominciamo ad impastare. La quantità di acqua, sinceramente, io non so quante ne metto perché vado un po' ad occhio. L'importante è che sia calda, non bollente, che ci ustioniamo, Ci vuole un attimino di pazienza. Il nostro panetto è pronto, adesso iniziamo a fare le orecchiette. Il panetto, nel frattempo che noi tagliamo un pezzettino, lo copriamo con un canovaccio, così non si asciuga. Allora, adesso per formare le orecchiette dobbiamo formare un salsicciotto. Se avete le mani un po' secche per la farina e non vi gira bene il salsicciotto, con l'acqua che è rimasta dell'impasto ve le andate un attimino a bagnare e tirate il salsicciotto. La misura del salsicciotto la decidete voi in base a come le volete spesse le orecchiette. Che poi col metodo che facciamo noi vi escono due tipi di pasta. Il primo è il cavatello e dopo modificato diventa un'orecchietta. Anche Siri è capace di farle, Quindi è una cosa proprio semplice. Ecco qua, allora iniziamo. Dividiamo il salsicciotto in due, così si riempegnati, fate bene. Sì. Allora mi siedo perché sono più comoda. Allora, cominciamo. Si stacca con la parte seghettata del coltello, si taglia un pezzettino a mo' di gnocco. Pezzettino così, poi dalla parte della lama abbiamo detto si appoggia sopra, lo si fa ruotare, che così abbiamo il nostro cavatello. Invece se lo prendiamo, lo giriamo e lo passiamo sul pollice diventa la nostra orecchietta. Andiamo avanti così, l'ho perso. Siri è andata a prendere il vassoio per appoggiare sulle nostre orecchiette. Quindi ripetiamo, tagliamo il quadratino di pasta, appoggiamo, adesso prendo la telecamera, mi avvicino così almeno vedete bene il procedimento. Vai Sirian, non troppo grosso,
Fanne un'altra. Ecco qua. E andiamo avanti così finché non abbiamo finito l'impasto. Adesso andiamo a cuocerle. Qua abbiamo messo le nostre orecchiette nell'acqua. Calcoliamo un 5-6 minuti di cottura, però assaggiatele sempre. Noi oggi le andremo a condire con il ragù. Le orecchiette sono pronte. Andiamo a girarle nel nostro ragù e andiamo ad impiattare. Ecco qua le nostre orecchiette fatte in casa al ragù. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like e ricordatevi di iscrivervi. Ciao, alla prossima!